Vivere un'esperienza multisensoriale, fruendo di opere d'arte, questo oggi è possibile grazie alla realtà aumentata. Ancora una volta, la tecnologia porta innovazione nel mondo dell'arte, questa volta per un'esperienza, questa volta per la fruizione. La realtà aumentata è quella tecnologia che permette di integrare nel mondo reale contenuti multimediali attraverso l'utilizzo di app apposite che dialogano con marker o elementi che vengono riconosciuti dalle app e danno così vita all'aumento della realtà. Ossia questa esperienza che tramite il tuo cellulare ti permette di visionare elementi interattivi che effettivamente non ci sono, ma che vengono fotomontati all'immagine che sta riprendendo la telecamera. Generalmente di facile utilizzo è stata introdotta anche dall'app di Google Arts and Culture, permettendoci di guardare i dipinti del grande catalogo virtuale in realtà aumentata. Sfruttando quindi la tecnologia è possibile posizionare un'opera d'arte davanti a noi e ammirarla a grandezza naturale. Incredibile, no? Ma anche alcuni musei da anni si sono aperti all'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare della realtà aumentata, per far vivere ai propri spettatori esperienze didattiche uniche nel loro genere, arricchendo così la storia delle proprie collezioni o migliorando la fruizione delle opere. Tra questi il The Franklin Institute, dove grazie a un'applicazione scaricabile ai visitatori gratuitamente, possono vedere in realtà aumentata i dettagli e i misteri del celebre esercito di terracotta, trovati nel sepolcro del primo imperatore della Cina. Non mancano però anche gli artisti che si sono cimentati con l'utilizzo della realtà aumentata, applicata in particolare ai graffiti. Ne sono un esempio quelli realizzati dallo street artist Eduardo Cobra nel coloratissimo quartiere di Wynwood a Miami, dove interi blocchi di muro sono ricoperti da graffiti con protagonisti Yoda o Salvador Dalí, che solo grazie alla realtà aumentata vanno ad animarsi interagendo così con i passanti. Dall'altro lato, invece, sono sempre di più le gallerie o i siti che vendono limited edition o multipli d'arte che vogliono utilizzare la realtà aumentata per poter far vivere l'esperienza ai propri collezionisti di vedere la grande opera nel salotto di casa loro, da un lato per fruirne, dall'altro per capire anche come starebbe dopo l'acquisto. Quindi un elemento in più a supporto della vendita. Che sia un museo o per le strade di città o una galleria o un mercante, la realtà aumentata applicata all'arte regala sempre una nuova esperienza di fruizione innovativa.